piatto dalla preparazione velocissima, polpette di zucchine al formaggio. Ciao a tutti e benvenuti su Orazio Food Experience. Oggi facciamo delle polpette di zucchine. Ci metterò anche un po' di formaggio. La preparazione è veramente velocissima. Poi ci sarà una cottura in forno che dura una mezz'oretta, ma nel frattempo noi possiamo fare quello che ci pare. Perfetto per le partite. Vediamo gli ingredienti. Zucchine. Io qui c'ho una zucchina molto grande, tra l'altro. Un uovo. Del pane ammollato nel latte. Era un pane raffermo, ora si è ammollato nel latte. Delle verdure che ho trovato nel balcone. Qui c'avevo prezzemolo, menta, salvia e basilico. Parmigiano, userò un pezzettino di questo qui, grattugiato ovviamente. Pan grattato. Del formaggio che ho fatto a dadini. Questa è una provola dolce. Naturalmente olio, sale e pepe. Per sostenere il canale è importante iscriversi. Questo è un ottimo momento per farlo. Zucchina, tiriamo via, la spuntiamo, grattugiamo velocemente con la parte più larga della grattugia. Tenete conto che per 4 persone ci vanno circa 700-800 grammi di zucchine. Questa era una zucchina molto grande perché era 300 grammi, quindi questa fa, diciamo, una porzione e mezza. Tenete conto che la zucchina ha tanta acqua e molto di questa acqua la elimineremo. Ora che abbiamo grattugiato la zucchina, la mettiamo in un passino, facciamo scolare l'acqua. Facciamo una palla e la spremiamo per bene. Vedete che uscirà un sacco di acqua. Ok, questo lo mettiamo via. Recuperiamo tutta la zucchina. Ecco qua. Aggiungiamo il pane che abbiamo immerso nel latte, strizziamo bene in modo da far andare via il latte in eccesso. Aggiungiamo uovo, parmigiano che ho grattugiato, ok, le erbette che a questo punto tritiamo grossolanamente, prezzemolo, basilico, salvia, menta, tutte le erbette fresche che vi vengono in mente vanno bene. Io ho preso tutto quello che avevo in balcone. Il timo qui ci va anche bene. Mettiamo anche del pan grattato, comincio con 3 cucchiai e poi vediamo quanto le dobbiamo aggiungere. Cominciamo a mischiare. Da questo momento mettiamo un guanto. Ecco, qui conviene aggiungere pan grattato finché il composto raggiunge un minimo di consistenza. Fine, ho messo 6 o 7 cucchiai, forse 8. Vediamo se lo assorbe tutto, direi di sì. Io ci aggiungo anche se non l'avevo detto prima negli ingredienti, un po' di polvere di aglio, qui c'è anche del sale. Non ho ancora messo il sale in effetti, adesso vediamolo. Aggiustiamo anche di sale, ecco qui. Abbiamo circa 480 grammi di impasto, assaggiamo un attimo. Aggiungiamo un po' di sale e ci siamo. Visto che qui ho poche polpette, ne farò 12 perché avevo circa 480 grammi di preparato. Faccio una teglietta piccola, ho messo della carta da forno che ho bagnato, strizzato e adesso ho rivestito la teglietta. Ci metto un po' di olio. A questo punto ho diviso questa cosa in 4, qui ognuna ne facciamo 3 polpette. Semplice direi. Ecco, qui su ogni polpetta ci infiliamo un pezzettino di formaggio, provola dolce, così avremo anche bella sorpresa quando avremo finito questa meravigliosa polpetta. Pan grattato, a me piace mettere il pan grattato alla fine, sempre una bella cosa. Ecco qua, voilà. Sempre divertente fare le polpette, ci vuole un po' di pazienza, soprattutto se uno pensa che poi alla fine saranno buonissime. Adesso mettiamo in forno a 180 gradi per una mezz'oretta e nel frattempo vado a vedere la partita.
Tra 15 minuti però torno qui a girare le polpette. Gli diamo una piccola spruzzatina di olio d'oliva. Ecco qua. 180 gradi, mezz'ora, tra 15 minuti rivoltiamo le polpettine. Sono passati 15 minuti, quindi giriamo. Intanto vediamo come stanno andando. Direi che stanno andando benissimo. Sto girando le polpette, le metto in questo piatto. Non sono sicuro che sia un'operazione necessaria, ma ho deciso di farla. Direi che gli diamo ancora una piccola spruzzatina di olio, anche perché poi negli ultimi 5 minuti gli daremo un pochino di grill. Ecco qua. Altri 15 minuti in forno. Ok, gli ho dato anche 5 minuti di grill. Eccole, belle. Aspettiamo qualche secondo che si raffreddi. Le polpette sono state 30 minuti in forno, le ho girate dopo 15 minuti. In effetti dopo i secondi 15 minuti gli ho dato anche 5 minuti di grill, quindi 35 minuti in tutto. Vediamo come sono queste polpette col cuore di formaggio. Beh, il cuore di formaggio c'è. Devo dire, sono molto gustose. Queste facilissime da mangiare. È chiaro che mangiandole calde il formaggio sarà filante, ma in ogni caso si possono mangiare anche quando si raffreddano. Devo dire, sono molto buone. Al limite, se uno le vuole il formaggio filante, gli dà una scaldata. Beh, direi che questo è un piatto con cui ci può andare tranquillamente un vino bianco secco, sicuramente una bollicina, ma anche con una birra fresca. Direi che questo è un piatto che si sposa benissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. In questo caso cliccate like e vi consiglio di iscrivervi alla mia newsletter domenicale orazio.substack.com. È una newsletter che esce ogni domenica mattina alle 8 ed è ricca di contenuti. Un editoriale su cucina o cibo in generale, la presentazione della mia ricetta domenicale, la recensione di un ristorante e quella di un vino. Leggetela, è interessante. Non dimenticate di guardare anche gli altri video presenti sul canale e quando ce n'è qualcuno che vi piace condividetelo. Ciao e alla prossima!